Ciao amici e bentornati sul canale del blog della vela. Io sono Roberto Minoia e oggi vi voglio mostrare un impianto completo composto da batteria al litio, caricabatterie, inverter, impianto solare e tutto quello che serve per fare le cose al meglio. Prendetevi qualche decina di minuti di tempo e seguitemi in questo video perché questa puntata sarà interessante secondo me. Allora, come vi dicevo, ho avuto l'occasione recentemente di fare un impianto completo per un camper, in questo caso, e l'ho dovuto montare per fare la configurazione dei vari pezzi e ne ho approfittato per fare questo video, da cui probabilmente verranno fuori delle cose interessanti. Questo vi faccio una panoramica prima di tutto, è composto da una batteria al litio della Victron Energy da 200 Ah, 12 V. Poi abbiamo un caricabatterie inverter combinato, questo è un inverter, è forse il più potente della Victron Energy, ha un inverter a 3000 watt e un caricabatterie pensate da 120 ampere. Poi ha un caricabatterie cosiddetto DC-DC charger, quindi un caricabatterie a corrente continua che serve per caricare la batteria al litio tramite l'alternatore. Il regolatore del fotovoltaico, quindi a questo qui sarà collegato poi in seguito un pannello solare o più pannelli solari. Ora dovete fare un atto di fede, non ce l'ho, ma comunque il regolatore è collegato già all'impianto. Poi abbiamo degli strumenti di controllo, questo qui è il pannello di controllo del caricabatterie inverter. Dopo vedremo nel dettaglio che cosa si può fare con questo strumentino e questo qui è un po' il cuore del sistema, quindi il display che visualizza poi tutto quello, lo stato del sistema e mi dà informazioni molto interessanti con il suo display a colori e qui sopra invece c'è il battery monitor, quindi quello che lo strumento che controlla la batteria e che verifica misura i consumi, la tensione della batteria eccetera eccetera. Quindi entriamo un po' nel dettaglio a vedere i singoli componenti. La batteria al litio, come vi dicevo, questa è 200 Ah, come vedete è una batteria molto piccola ed è compatta, pesa relativamente poco. Pensate che io a bordo della mia imbarcazione ho due batterie al AGM da 220 Ah l'una e pesano 60 kg l'una e sono ben più grosse di questa. Questa è una da 200, probabilmente l'anno prossimo sto pensando di sostituire i miei 440 Ah di batterie AGM con una sola di queste batterie da 200 Ah. Quindi voi pensate che sarà un risparmio di spazio e soprattutto di peso non indifferente. Questa qui è agevole, la porto da solo. Le due batterie invece quando le devo cambiare devo chiamare mio figlio con i suoi amici perché io da solo mi spacco la schiena, giusto per avere un'idea. Allora, la batteria al litio, questa batteria al litio in particolare, ha già integrati una serie di accessori che servono per trasmettere i dati al BMS, che è questo scatolotto qua. Che cosa c'è qua dentro? Sostanzialmente c'è un rilevatore di temperatura che rileva la temperatura delle singole celle. Se non avete visto le mie puntate precedenti sulle batterie al litio, vi consiglio di andarla a vedere perché così io oggi darò per scontate un po' di cose. Quindi vi dicevo, sensore di temperatura delle quattro celle e bilanciatore, quindi c'è un componente elettronico che serve nel caso di sbilanciamento delle celle, quindi quando una delle celle o più celle hanno tensione superiore alle altre, le equalizza, le pareggia. Questa è una funzionalità molto importante. Questi due cavetti che escono dalla batteria sono proprio i cavetti che portano queste informazioni relativamente alla temperatura e al bilanciamento delle celle, quindi ai singoli voltaggi, alle singole tensioni delle quattro celle di cui è composta la batteria al litio. Questi due cavetti entrano all'interno di questa scatoletta nera che è il BMS. Il BMS, Battery Management System, è lo strumento che riceve i dati dalla batteria e la controlla. Cioè, cosa vuol dire controlla? Se c'è qualche cosa che non dovesse andare bene, quindi non so, troppo caldo,
troppo freddo, tensione delle celle sopra il massimo consentito o sotto il minimo consentito, il BMS interviene con delle azioni che sostanzialmente sono: ferma la carica se ritiene che la batteria rischi di essere sovraccarica, oppure ferma la scarica, quindi interrompe tutte le utenze a 12 volt, l'inverter, eccetera, eccetera. Quindi mantiene sempre la batteria al sicuro sostanzialmente. E come lo fa? Lo fa in questo modo, tramite questi collegamenti. Questi sono due cavetti di rete che sono collegati al charger inverter, che è questo qui. Quindi in caso di sovraccarica, il BMS comanda il charger e gli dice: ferma la carica, sta lì tranquillo fino a quando non te lo dirò io. E anche tramite una serie di cavetti che si possono collegare a questa morsettiera, che adesso non c'è nulla se non l'alimentazione, ma che possono essere collegati per esempio a questo dispositivo, che è un Battery Protect si chiama. È un dispositivo che lo dovete vedere come se fosse uno staccabatterie elettronico. Quindi a questo dispositivo da un lato c'è collegata la batteria e dall'altro lato ci sono tutte le utenze a 12 volt. Quando il BMS avverte che la batteria è troppo scarica e rischia di sottoscaricarsi e quindi di rovinarsi, interviene dando un comando a questo Battery Protect, per cui lui interrompe il circuito. E quindi è vero, rimanete senza corrente, ma perlomeno la batteria non si rovina. Quindi il BMS interviene in caso di sottovoltaggio delle singole celle e interrompe il circuito tramite questo Battery Protect, che non è un semplice relè, è realizzato a MOSFET, quindi ha tutta una serie di vantaggi. Per esempio sopporta potenze molto elevate, non provoca scintille quando scatta l'interruttore perché non ci sono fisicamente interruttori all'interno. Quindi è un aggeggio molto interessante, ce ne sono di modelli da 60A fino a 220A, quindi possono essere anche utilizzati molto proficuamente come staccabatterie principali, anche perché è possibile utilizzarli non solo tramite il BMS, ma anche tramite cellulare, perché molti di questi prodotti, dopo andremo a vederlo, sono dotati di Bluetooth, quindi è possibile installare un'applicazione sul cellulare e comandarli o configurarli direttamente tramite app che si chiama Victron Connect, questa app. Questo invece è il regolatore solare, che è anch'esso un Victron Energy, uno smart solar, quindi anch'esso dotato di Bluetooth e controllabile pertanto dalla stessa applicazione Victron Connect, che dopo vedremo. E è collegato tramite questo cavettino nero a questo computer. Il computer riceve le informazioni. In realtà a questo computer sono collegati tutti questi dispositivi, e questo computer quindi riceve le informazioni da tutti i componenti del sistema, le elabora e non solo consente di visualizzarle, ma le utilizza anche per migliorare la performance dell'intero sistema. Questo scatolotto blu è, diciamo, una parte fondamentale di tutto il sistema. Sostanzialmente questo è un caricabatterie con inverter incorporati. Il fatto di avere caricabatterie ed inverter in un unico prodotto ha un certo numero di vantaggi rispetto ad avere i due prodotti separati. Il primo vantaggio che abbiamo è quello di avere una sola linea all'interno del mezzo, all'interno della barca o del camper, una sola linea a 220 volt. Cosa significa? Che io userò le stesse prese a 220 volt sia quando sono collegato alla colonnina sia quando sto andando ad inverter. Quindi non ho bisogno di avere una ciabatta volante a cui attaccare la TV e il mini pimer e il caricatelefono quando non sono collegato in banchina e ho l'inverter acceso, d'accordo? E lo switch tra rete ed inverter avviene in 20 millisecondi, cioè in un tempo talmente breve che le mie utenze non ne risentono, cioè io non me ne accorgo nemmeno che mi sono staccato dalla banchina e sto usando l'inverter e quindi sto scaricando la batteria. Viene fatto in una frazione di secondo. Per esempio, io in questo caso
ho installato sul pannello una presa di corrente che è collegata adesso a una ciabatta da cui prendono l'energia queste due lampade che mi stanno illuminando. In questo preciso istante io sto andando con la corrente della colonnina, perché sono attaccato con la spina al contatore di casa. Ecco, vedete, per esempio in questo caso sono collegato alla rete elettrica, quindi ho la spina inserita, infatti ho un prelievo dalla rete di 245 watt. La batteria è carica al 100%, ma in realtà è in absorption e sta caricando ancora 8 ampere. E i carichi, cioè le due lampade collegate all'inverter, sono 93 watt in totale. Vedete che questa grafica mi fa vedere che l'energia sta scorrendo dalla rete elettrica attraverso il charger, sta andando in batteria. Adesso vi faccio vedere quello che succede staccando la spina, quindi stacchiamo l'inverter, stacchiamo il caricabatterie dalla presa di corrente sostanzialmente. Attenzione, ecco, staccato, vedete che qui è diventato inversione, cioè inverter, insomma, è diventato inverter. La rete pubblica è andata a zero perché non c'è più la corrente attaccata, non c'è la spina attaccata, i carichi sono rimasti uguali, quindi sempre 100 watt di prima più o meno. Però quello che è cambiato è il verso della corrente. Prima arrivava dal caricabatterie alla batteria, adesso invece dalla batteria vedete che ho un assorbimento di 139 watt meno 139, vuol dire che l'inverter sta prelevando 139 watt dalla batteria, quindi 10,2 ampere che stanno andando nell'inverter e stanno andando ad alimentare quelle due lampade che sono attaccate all'inverter. Voi vi siete accorti che c'è stato un calo di tensione, le lampade che si sono spente? No, non vi siete accorti di niente, perché non è successo nulla. Bene, adesso abbiamo riattaccato la spina, siamo di nuovo collegati alla rete elettrica. Andiamo a vedere invece questo pannello. Questo è il pannellino, si chiama Digital Multicontrol, è il pannellino di controllo tramite il quale io comando il caricabatterie e l'inverter. Quindi la prima cosa che vedo è questa levetta che mi consente di accenderlo in posizione normale, on, che significa che funziona sia il caricabatterie che l'inverter. Se lo giro da questa parte funziona solo caricabatterie, quindi ho disattivato l'inverter. E se lo metto in centro, adesso non lo farò, si spegne tutto, quindi non funziona né il caricabatterie né l'inverter. Adesso lo lascio nella posizione normale, vedo che ho diverse spie, per esempio questa mi dice che ho collegato il caricabatterie alla presa 220 volt, questo mi dice lo stato di carica della batteria, bulk, absorption o float, cioè mantenimento, qui mi dice se c'è l'inverter che è in funzione, se c'è un sovraccarico delle batterie, dell'inverter, se c'è un allarme di batteria troppo scarica o un allarme di temperatura troppo elevata. L'altra cosa molto utile ed importante è questa. Questo qui è un display che mi mostra e mi consente di impostare tramite questa manopola la corrente massima prelevabile dalla rete elettrica. In questo caso è al minimo 3,5 ampere, che corrispondono in circa 800 watt, ma posso aumentarla, come vedete, portandola fino al massimo, che è di 16 ampere per questo modello, e che corrisponde a circa 3500 watt. A che cosa serve? Serve sostanzialmente quando sono collegato a delle colonnine che non possono erogare moltissima corrente, hanno un limite, per esempio, di 1000 watt. Allora vado sui 4 ampere e in questo modo il caricabatterie non mi preleva dalla banchina, dalla colonnina, più di 4 ampere. E che cosa succede se io sono collegato a una colonnina che ha il limite di 800 watt, però mi serve proprio l'asciugacapelli che magari ha 1200 watt o 1500 watt? Non lo posso utilizzare? Sì, lo posso utilizzare lo stesso, perché questo dispositivo ha una funzione chiamata Power Assist, cioè assistente alla potenza.
E quindi se io ho in un certo momento bisogno di più potenza di quanto non possa essere erogato dalla colonnina, lui ci mette la differenza tramite l'inverter. Anche questa secondo me è una cosa estremamente utile. Quindi gli 800 watt massimi me li preleverà dalla colonnina e gli altri 400 o 500 me li preleverà dalla batteria attraverso l'inverter. Poi chiaramente quando smetto di utilizzare il phone, allora potrà utilizzare ancora quegli 800 watt della colonnina per caricare la batteria. Secondo me è una funzionalità molto molto utile ed interessante. Naturalmente, come vi dicevo prima, anche questo strumento è integrato con tutta la rete, quindi riceve i dati dalla batteria, riceve i dati dal BMS e soprattutto può essere acceso o spento direttamente dal BMS quando ci sono le condizioni per farlo. L'altro dispositivo che vi voglio mostrare in questo impianto è il battery monitor. Battery monitor è questo cosino qui, che naturalmente anche questo è collegato a tutto il sistema, quindi in realtà questo ha un display piuttosto infelice perché è piccolino, si vede poco, bisogna stare lì a schiacciare, però anche questo è collegato al computer, quindi tutti i suoi dati possono essere controllati in maniera un po' più decente e un po' più presentabile attraverso quel computer. Non solo, ma anche questo qui, che è il modello BMW 712, è dotato di Bluetooth e quindi anche questo può essere controllato direttamente dal cellulare con un'interfaccia grafica molto più accattivante. Ad ogni modo, questo battery monitor è uno strumento essenziale, specialmente all'interno di un impianto con batteria al litio, perché mi serve in primo luogo per avere uno stato di carica preciso della batteria al litio, cosa che con le batterie al litio è difficile da stimare con un semplice voltmetro come si faceva con le batterie al piombo, perché mentre con le batterie al piombo sappiamo che la tensione della batteria varia dai 12,8 carica al 100%, 12 è carica al 50% e 11 è allo zero praticamente, e la tensione varia abbastanza linearmente in funzione dello stato di carica, con la batteria al litio è un po' diversa la questione, perché la batteria al litio, ed è un vantaggio, un grosso vantaggio, ha una curva di tensione abbastanza stabile, quindi quando è carica al 100% è a 13,5 V e ci rimane a quel livello di carica, magari scende di pochissimo, va a 13,4, 13,3, ma per moltissimo tempo, fino a che magari arriva al 40 o al 30% del suo stato di carica, dopodiché scende un po' più rapidamente. Quindi io, leggendo la tensione della batteria al litio, non so effettivamente quanta energia abbia ancora a disposizione al suo interno da erogare. E per questo motivo il battery monitor è uno strumento che mi diventa essenziale. Poi, oltre a questo, chiaramente il battery monitor serve per misurare anche la tensione della batteria del motore, piuttosto che come semplice amperometro, quindi per capire quanti sono i consumi di un certo dispositivo che utilizziamo a 12 volt, quanto consumano le batterie, quanto consumano le luci, quanto consuma il frigo o la luce di fondo in testa d'albero, che sono tutte cose interessanti perché al limite sappiamo anche dove intervenire per risparmiare energia. Il battery monitor si serve di uno shunt, che è questo cosino qua che vedete. Questo viene collegato direttamente al cavo negativo della batteria dei servizi e poi da qui si diparte il cavo negativo che va a tutti i servizi, diciamo. Attraverso questo, che è sostanzialmente una resistenza calibrata, passa tutta la corrente dei 12 volt. Quindi è proprio grazie a questo shunt e alle informazioni che vengono trasmesse al battery monitor che il battery monitor può calcolare di volta in volta quanta corrente entra in batteria oppure esce dalla batteria. Quindi se noi gli diciamo che la batteria è da 200 ampere e gli diciamo guarda che adesso è carica al 100%, lui comincia a contare. Dopo due giorni magari scopre che è sotto di 45 ampere, quindi vuol dire che è circa al 75% di carica e così via. Non solo, si può anche impostare il battery monitor
con degli allarmi in modo tale da, per esempio, suonare un cicalino quando lo stato di carica della batteria scende sotto un livello che decidiamo noi, per esempio il 20%, perché mi dice: oh, mi raccomando, bip bip, guarda che sei sotto il 20%, e quindi cerca di limitare i consumi. Quindi ha una serie di funzionalità molto interessanti. Per esempio, ci si possono collegare anche dei relè per azionare qualsiasi altra cosa. Fare accendere un generatore, per esempio, potrebbe essere una cosa utile quando il livello della batteria è basso. Un altro pezzo del nostro sistema molto molto interessante è questo. Questo qui è uno Sterling Power, è un battery to battery charger. Ed è, in gergo si chiamano DC-DC charger, quindi sono dei caricabatterie a corrente continua. Questo non è molto diverso da questo, solo che mentre questo fratello maggiore prende l'energia che gli serve per caricare la batteria dalla rete elettrica, quindi a 220 volt, questo qui lo prende da una fonte a 12 volt. Qual è questa fonte a 12 volt? È la batteria di avviamento del motore. Dici, beh, ma allora me la scarica? No, non la scarica, perché lui capisce quando la batteria del motore è in carica, cioè quando abbiamo acceso il motore, quindi l'alternatore gli sta erogando energia e la sta caricando, e solo in quel momento lui si attiva. Preleva parte dell'energia dell'alternatore sostanzialmente attraverso la batteria, ma l'energia arriva sempre dall'alternatore, quindi non viene scaricata la batteria del motore, e la regola, perché è un vero caricabatteria, quindi può essere impostato per batterie AGM, al gel, elettrolita liquido e anche batteria al litio. La regola, dicevo, e la manda a questa batteria. Ci sono diversi modelli, anzi ci sono due modelli fondamentalmente di questo caricabatteria, uno a 30 A e l'altro a 60 A, questo per la versione a 12 volt. Poi ci sono anche versioni a 24 volt, ci sono versioni che prendono dalla batteria motore a 12 volt la trasformano a 24, o viceversa, la prendono a 24 e la trasformano a 12. Quindi se avete qualche esigenza particolare, questo è un prodotto molto interessante da valutare, e come dicevo alla fine vi carica la batteria al litio. Questo con dei vantaggi incredibili. Parentesi, avevo già fatto un video su come caricare le batterie al litio dall'alternatore, se non l'avete visto andate a vedervelo, perché secondo me è molto interessante. E uno dei vantaggi principali di questo prodotto è che non sovraccarica l'alternatore. Il problema delle batterie al litio, ma è inutile che ve lo rispiego, andatevi a vedere l'altro video, è che sono molto avide di corrente. Quando le metti sotto carica, loro tutto quello che riesce ad erogare, la sorgente che è attaccata, loro se lo prelevano. E l'alternatore può andare in crisi, perché se viene spinto oltre un certo limite l'alternatore si surriscalda e si può anche bruciare. Ecco, con questo, se correttamente dimensionato, potete evitare questo problema. Naturalmente tutti questi prodotti, lo dico en passant, li potete trovare da negozio Equo, non li troverete sul sito molti di questi, perché non ce li ho tutti, perché sono pigro sostanzialmente, ma anche perché è difficile che un cliente vada su un sito e compri online, si faccia lui il progetto, perché sa già come farselo. Di solito mi telefona, mi contatta, mi dice le sue esigenze, che cos'è che ha, che cosa gli manca, magari lo vedo io, lo decidiamo insieme e poi facciamo un progetto. E alla fine può venire fuori una cosa di questo tipo. Chiaramente questo è un sistema completo, ma non è detto che voi per passare alle batterie al litio abbiate bisogno di tutto. Potete usare il caricabatterie che avete già, l'inverter che avete già, tramite opportuni accorgimenti che però vanno visti di volta in volta e verificati e progettati eventualmente. Quindi se volete datemi un colpo di telefono o scrivetemi un messaggino e possiamo cercare di definire insieme il progetto. Ma volevo spendere ancora 5 minuti per parlarvi del Color Control GX, che è questo qui, questo computerino, perché è veramente interessante. Questo non è solamente un monitor che vi consente di tenere d'occhio l'intero sistema e di configurarlo anche al limite se ne avete la necessità, ma è anche la porta verso il portale della Victron. Che cos'è il portale della Victron? È un sito online che la Victron ha fatto, e che se questo computerino è collegato ad internet, e qui non a caso vedete un router, perché
in questo caso gli ho messo un cavetto di rete e l'ho collegato a questo router. Questo è un router che ha una schedina 4G e quindi posso tenermelo in barca, posso tenerlo in camper, non ha bisogno di una DSL o di una fibra ottica. Lui va, queste due antennine sono antennine 4G, quindi diciamo che la qualità della connessione 4G è molto migliore rispetto ad un telefonino, perché ha delle antenne con maggiore sensibilità sostanzialmente, no? Quindi voi vi tenete in barca o nel camper un router di questo tipo, lo collegate via cavo di rete a questo computer oppure anche via wifi, prendendo un dongle wifi USB, si infila qua dietro e quindi non avete neanche bisogno di fare la connessione via cavo. A questo è ininfluente, diciamo, l'importante è che il computer possa collegarsi ad internet. Una volta che può collegarsi ad internet, lo programmate a seconda dei casi, gli dite, non so, una volta al minuto piuttosto che ogni 5 minuti o ogni mezz'ora, come volete voi, manda i dati su questo portale. Questo vi consentirà di poter monitorare tutto l'impianto da casa vostra o dall'Australia. Se siete in Australia, basta avere un cellulare o un computer e collegarvi ad internet e potrete vedere esattamente che cosa sta succedendo nella vostra imbarcazione, quindi che quanto sta generando l'impianto solare, lo stato di carica della batteria, i volt, la temperatura della batteria, piuttosto che quanto, se questo è attaccato alla colonnina, se c'è corrente oppure qualcuno ha staccato la spina e tutte queste cose. Non solo, potete anche eventualmente configurare da remoto tutto il sistema. Quindi questa secondo me è la vera chiave di volta e il plus di questo strumento, perché se lo comprate solamente per avere un visualizzatore, allora vi dico, forse non vale la spesa. Perché non vale la spesa? Perché se avete già tutti i prodotti con Bluetooth, forse potete anche risparmiarvi un altro sistema di monitoraggio e utilizzare solamente l'applicazione Victron Connect caricata sul vostro cellulare. Ve la vorrei far vedere, ma la metterò in un prossimo video, perché sennò diventa troppo pieno questo video e poi lo so che perdete la pazienza e ve ne andate. Invece no, dovete restare fino alla fine, perché c'è ancora qualcosa di interessante. No, scherzavo, siamo praticamente alla fine, quindi vi libero. Insomma, quello che volevo ancora dirvi è che ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche. Se volete rivedere il vostro impianto, magari perché volete passare a una batteria al litio, oppure anche no, vi tenete le vostre batterie al piombo, ma volete modernizzarlo un po' o migliorarlo un po', datemi un colpo di telefono o scrivetemi un messaggio e insieme possiamo vedere, in funzione delle vostre esigenze, come cercare di migliorarlo. I miei contatti li trovate nella descrizione di questo video e troverete anche uno schema di massima di come è stato composto questo sistema. E ricordatevi anche, naturalmente, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al canale del blog della vela di YouTube, perché così almeno non vi perderete i video che verranno prossimamente. Se vi sono piaciuto, mettete anche un like. Ciao a tutti e alla prossima. Venuto male alla fine? Come devo dirlo in modo diverso? Aspetta che rifaccio. Mi spiego meglio. Non devo avere... Mi spiego meglio, ma non so come spiegarlo meglio.